Oggi è 26 giugno, domani ci sarà Love Me, oggi si faranno le prove. Questa è una delle facce più ansiose che vedrete quest'anno. Perché? Aspetta che facciamo il famoso passo indietro. Che poi che vuol dire passo indietro ancora non l'ho capito, però vabbè. Love Me è un evento che va in onda su Italia 1, un concerto benefico organizzato da Fedez e Vivo Concerti, nel quale si esibiscono tantissimi artisti italiani: Lazza, J-Ax, Annalisa, Achille Lauro, Tananai, lo stesso Fedez e tanti altri. E come l'anno scorso, anche quest'anno sono stato uno dei tre co-conduttori delle più di 6 ore di diretta su Italia 1. Capito perché l'ansia? Ah, devo dire la verità. Pensavo l'ansia, vedi? Questa è l'ansia. Sì. Pensavo l'ansia fosse passata. Ho detto, vabbè, l'ho fatto già l'anno scorso. Quest'anno sarà una passeggiata, no? Esatto. E invece no. Oggi, che è il giorno prima, un po' di ansietta mi è venuta. Che è quella classica ansietta quando vai a fare. Che ti stringe la pancia, Sì. Bravo. Soprattutto perché questa cosa non so se si potrebbe dire. Non sappiamo ancora che cosa dobbiamo fare. Vabbè. Prima, no? In cose così, si capisce quali cantanti cantano e quando cantano. Poi, dopo ci siamo noi. E a farcire la mia ansia c'era anche il leggero caldo di Milano. 31 gradi adesso. Guarda, Matteo è l'unico telefono dove non si vede niente. Si capisce un queste che vedrete, perché voi vedrete tutto, vi farò vedere tutto. Saranno le 24 ore più ansiose che abbiate mai visto. Pensa, sono così in ritardo a Milano ogni giorno che sto imparando ad andare in moto, io che non so andare in bici. Ci saranno sui 700 gradi a quest'ora, eh? Braccialetto. Così, dopo una veloce lettura del copione. Scusa. Ma tu sei amico di Rondo da Sosa? Tu... Siete così. Questo che vedete è Max Angioni, comico e influencer fitness. No, forse quest'ultima no, decisamente no. Anche lui, conduttore di Love Me. Come si fa a non far sudare l'ascella? Si mette un copione sotto, mettere il copione sotto e non suda. Prenderò anche il tuo. Ah, due è vero. Con la maglia bianca non dovrebbero esserci problemi. Come ti senti? Che ho scelto il microfono arancione. Sì. E Max quello bianco perché. Che lei si ma Max, tu sai già come ti vesti? Sì. È incredibile sta cosa. Vabbè, ma tu. Vabbè, ma io e te che siamo, insomma, esperti di moda, certo. Esperti di tendenze. Max, ti sta dicendo che il problema sei tu. No, no, io chiedevo a Max perché lui magari diciamo si valorizza in altri modi. Sì, leggo libri. Sull'outfit. Così. E poi non li applichi mai. E poi li dimentico, impara l'arte e mettilo da parte subito. Questa invece è Maria Sole Pollio, attrice, conduttrice, fa un sacco di cose, insomma. Ed è stata anche lei conduttrice di Love Me. Si fanno le prove con i microfoni. Il maestro. Faccio un video ricordo. Tu in realtà hai 58 anni. Io ho 58 anni, sì. Questo è un video ricordo che farò vedere ai miei ospiti quando li invito a cena. Ah. Fate tipo, non so, un urlo. Chi è che verrà domani mattina e sarà di nuovo in prima fila? Chi è che ha fatto il dito medio? È qualcuno di me. Pensavamo ti fossi andata a preparare. Oddio, Gabriele vuole sapere i miei look perché vuole evitare che siano uguali, secondo me. Secondo voi, se mi vesto come Maria Sole, faccio la mia porca figura? Sì. Chissà che pensano i tedeschi che sono venuti qua? Chissà che pensano. Ciao ragazzi, grazie. Adesso proviamo la posizione dalle transenne. Com'è? Come va? Ma venite di mattina a prendere la prima fila? A che ora? L'anno scorso la prima fila era alle 7-8 di mattina. Il palco è incredibile. A che ora siete arrivati? A mezza. Perché tu non arrivi a Milano? Io Liguria. Io Liguria, bellissimo. Cioè siete venuti apposta per l'opera? Attenzione, attenzione, perché abbiamo appena scoperto che domani potrebbe piovere. Porta sfiga dire che pioverà? Non lo so. Certifichiamo questa cosa, hai detto che non sbagli mai. Tu. Allora, se c'è la positivo giusto, sì. Non si riesce a sbagliare perché è fisica, capito? Vai. Ecco, così si riesce a sbagliare. Oh, via. Sbagliato. Insomma, maestro, mi illustri questo backstage. Ma come puoi vedere, lì ci stanno i gelati. Qua ci sta da bene. Basta, finito. Finito oggi. Il racconto peggiore della storia. Faccio un giro.
Porti a fare un tour? Sì. Tour che può? Sei mi illustri come se fosse del posto. La macchia di Dadda? Questa è la macchia di Dadda? Fino a 2 anni fa andava in giro con questo. Adesso c'è un classe. Adesso sappiamo che Riccardo Dose elargisce soldi a destra, a sinistra. Tutti donne in banconote da vendere. Invece l'area relax, dove i vari artisti vengono qui, raccontano un po' le loro storie. Grazie loro. Ma sai che non c'è il mio camerino, mi sa. Cerchiamo il mio camerino. Miguel, ecco qua. Franci, io sono Francesca Michele. Ma sei un pazzo? Metti caso, sai quanti amori nascono così? Fedez e Albano. Allora, poi c'è Tananai che è passato remoto. Tananai. Io Tananai, tu Tananai, sei Tananò. Salve. Ciao. Non c'è il mio camerino, non me l'avete dato quest'anno, no? Bagnato. O bagnato, dipende se hanno sbagliato o meno. Ancora forse il tuo. Come andranno a rotazione, penso che per questo non c'è ancora il castello. Per poche ore potrei spogliarti, avrei poco tempo per spogliarti a disposizione. Ma qua le puoi spogliare, se vuoi. Ti puoi mettere qua. Te cambia, cravatta. Signor Bagnato? Se dovessi rimorchiare qualcuna, se dovessi conoscere la donna della tua vita, tua moglie, potresti portarla qui. Che poi c'è pure scritto Bagni, che non si sa se è il cammino di uno che si chiama Bagni. Vieni qua. Ecco qua. Ah, come sentirsi a casa. Guarda che è incredibile. È lo stesso. C'è una puzza del merda. Manca a casa mia c'è il Dyson. Non si venga a dire che in Mediaset comunque la gente non caga prima di rispettare. Tour finita, va bene. Tour è veramente evitabilissimo. Evitabile. Oh, io vado a fare 2 chiacchiere con mia moglie. Vai, va bene. Sentiamo dopo. È martedì 27 giugno, stasera c'è l'Ormi, sono le 2 di pomeriggio, cioè si muore di caldo e sto andando a fare le prove finali. Ieri non c'era il mio camerino, oggi l'abbiamo trovato finalmente. Guarda, è proprio il mio perché c'è scritto Otrenuazunora, che è il mio nome al contrario, però devo dire una vista niente male. Potrei stare qui per tutto il concerto. E c'è un frigo nel quale c'è solo dell'acqua. Questo è un bagno? No, vabbè. Cioè tu puoi urinare e nel frattempo guardare il concerto, così. È fattibile. Lavandino che funziona? Funziona. Ma che posizione è? Bello. Com'è? Silenzio! Cazzo! Dove sono i miei smarti? Guarda che è arrivata la moda, è arrivato. Come si chiama? Lo styling. Lo styling. Anche per me, nonostante la mia prestanza fisica, nonostante i miei muscoli, nonostante insomma tutto il bocconcino che sono, c'è bisogno di vestiti graziosi, no? Questo qua. Questo è il primo? Ci inventiamo cose, sì. Perché sì, c'avevo 3 vestiti. Ma che mi servono 3 vestiti? Non me ne basta uno? No, perché gli altri ne cambiavano 3. Anch'io ne devo cambiare 3 per fare la mia porca figura. Allora, manca un'ora. Vado a prendere un po' di confidenza con la prima fila. Guarda, guarda quanti cavi. Come va? Mamma mia, ragazzi. Sera prima, ma qua tu sei arrivata la sera prima? Sì, tutti. Da che ora? Dalle 6. Di stamattina. Da che ora siete qua? Dai, 9. Tu? Sì. Inizierei col coprirmi, non lo so. No, una cosa così. Fa caldo. C'è ragione. Da Gabriele Bagnato a Samuele Bagnato. Credevo, questo è bellissimo. Sei mio padre. Momento trucco, perché dovete sapere che in TV ci si trucca tutti quanti, non per sembrare più belli, ma perché davanti alla telecamera della TV c'è bisogno del trucco. Almeno così mi hanno detto, io che ne so. Mi copre le occhiaie? Sì. Dovrebbe farti sudare meno. Mi toglie il lucido. Ci siamo. Che ore sono? Mancano 16 minuti. Max! Sì. Sei vestito? Sì. Lei viene truccato, parruccato, insomma. Sì, questa è tutta protesi. È tutta protesi. Non ce li avevi? No, una parrucca. Senza il copione andiamo poco lontano. E adesso quanti minuti mancano? 8 minuti, sono un po' di ansietta adesso, mi è venuto. Falla qui. Allora? Beh, che ci si bacia così. Così. Voi che ci seguite su Mediaset Infinity dalle 6 alle 7. Qui sto ripetendo, perché sì, non ho assolutamente memoria. Se mi dici una cosa, probabilmente dopo 8 minuti me la sono dimenticata. Quindi di solito dimentico e poi improvviso. È così. Grazie. Sinistra. Aiuto, scusate. Il momento merda invece è un rituale dello spettacolo. Non lo so sinceramente perché si dice che porti fortuna. La merda. Però è così. Cazzo. La memoria, io non ho memoria.
18 e parte la diretta. Che belli Luigi Strangi e Matteo Romano. Di più, tenetelo sta applauso, vai. Ah. Ragazzi, rimanete perché mi è venuta un'idea. Io so, anche voi dovete sapere da casa che ci seguite, che Luigi suona chitarra e pianoforte e tanti altri strumenti. Yeah. E tu, Matteo, sei un pianista. Sì, esatto. Allora, qua in Piazza Duomo noi stiamo per suonare degli strumenti impossibili da suonare. Guarda, il tamburello calabrese, guarda qua. Quanti fuorisede ci sono? Tantissimi, guarda. Una piazza di fuorisede. Questo è tuo? Proviamo a fare Tulipani Blu, solo il ritornello, così? Ci proviamo, improvvisata, Fatto fare destra, sinistra, ci perdo la testa, fare sinistra, poi destra, ma che cattiveria non farlo più. Di nuovo. E invece di nuovo mi hai fatto dire vattene, resta, mi prendo la colpa ma la vuoi vinta ogni volta, adesso dai non litighiamo più. Ragazzi, abbiamo fatto l'impossibile, erano Luigi Strangis e Matteo Romano. Andata, cambi di scaletta, tutto, sta cambiando tutto. Ci siamo, è finita la prima ora e sono ridotto in queste condizioni, pensa a mezzanotte che cosa succede. E il giovane Emilio? No! Sono le 9:30 e siamo ancora vivi. Sensazioni, non mi sono ancora, non so che ore sono, non so che giorno è, non so niente, solo che siamo a Milano e c'è un concerto. Samarsi dura più di un giorno. Sono le 22 e la diretta continua, e come se continua. Ciao ragazzi, sono in collegamento dalla prima frontiera del Love Me. Guarda qui, sono qui dalle 6 e devo dire che si è fatta una certa, quindi a quest'ora c'ho un certo languorino. Per fortuna mi sono portato la cena al sacco, guarda qua. Adesso ragazzi, puoi tenermela un secondo? Tienila, devo lavorare. Voglio accendere la piazza, Max, Maria Sole, vado Adesso facciamo che cantiamo tutti insieme questa cosa qua. Aiutami a sparire come... Wow, di nuovo, la rifacciamo di nuovo? Aiutami a sparire come... Sono pronto per venire alle vostre comunioni, cresime e battesimi. Pensate che sia finita? No, ore 23, ci siamo ancora. Tre ragazze che sono così innamorate di Love Me che hanno personalizzato delle magliette per noi, per voi Max e Maria Sole. Guarda, ve le faccio vedere, Allora, la prima è Maria Sole, sei bellissima! Maria Sole, sei bellissima, che bello! Guarda, l'amica invece ha scritto Max, sposami! Sposala, Max, ma sposala! Ecco, e invece l'ultima è per me, che c'è scritto Gabriele, sei nella media. Gabri, non ti offendere! Non è un complimento questo. No, ci sta. Non ti offendere, sei nella media. È felice pure di dirlo, capito? Ragazzi, io vi ridò la linea perché devo risolvere una faccenda qua con questa ragazza. Guarda. Bravo Max! Ragazzi, è finito questo video, è stato bellissimo portarvi in questa esperienza. Insomma, non mi capita di parlare spessissimo di me. A me fa impazzire da ridere che la diretta è finita da 10 minuti. 11 forse, guardate com'è Piazza Duomo, prima era piena, adesso è così. Ma quest'anno ho sentito il bisogno di raccontarvi questa mia esperienza, un po' come se lo stessi raccontando ai miei amici davanti a un caffè, insomma. Nessuno, non c'è nessuno, guarda. Posso dire un applauso a questi ragazzi che adesso puliranno tutta Piazza Duomo perché è incredibile, domani è pulita. Perché un po' lo siamo amici che non si sono mai visti, certo, ma è come se ci conoscessimo da una vita. Buonanotte a tutti. Nel 2014, quando ero così, chi se lo sarebbe immaginato? Credeteci sempre nelle cose che fate, per davvero però, Quindi, amici miei, spero di raccontarvene tante altre storie così, perché ad essere sincero, a me tutto questo mi gasa come un cazzo di matto. Vabbè.
vabbè, non c'era bisogno di mettere la parolaccia. Sì, era rafforzativa, però si capiva pure senza mettere. No, esagerato, secondo me un po' volgare. Non dava messa.